Bentornati amici, amiche, eccoci qua su Starfield, siamo sul mio canale, sono TuffoMix e continuiamo la nostra avventura. Dobbiamo andare in questo momento su Europa, raggiungere Europa, ma prima di raggiungere Europa, ragazzi, una cosa che voglio fare è questa. Abbiamo probabilmente un'abilità, yes, abbiamo un'abilità da mettere, da sistemare e poi andremo su Europa. Dice qua sotto la torre, incontro il re, raggiungi l'Astrea. Su Europa, Astrea è la tipa con cui dovremo poi riuscire a vendere tutta la nostra merce di contrabbando, per poi riuscire sicuramente a entrare dentro la fazione di Cremisi. Insomma, faremo in modo e maniera di riuscire a fare tutto. Intanto adesso vediamo subito questa abilità. Io ho puntato, ragazzi, vi dico subito, sul sociale, saccheggio, fatemi vedere qual era quella che volevo fare, furtività, indicatore furtività, no, volevo sicuramente questa qua, saccheggio, perché se non sbaglio, blocca probabilità di trovare crediti aggiuntivi mentre cerchi nei contenitori. Alcune persone sono in grado di trovare qualsiasi cosa, il loro successo di solito dipende dal sapere come e dove cercare. Dovrebbe anche aiutarti poi con le famose, con le cassaforti, queste cose qua, le casse chiuse, eccetera. Comunque, prendiamo questo, ragazzi. Grado 1, probabilità di trovare crediti aggiuntivi. Grado 2, probabilità di trovare munizioni. Grado 3, ah, perfetto, ragazzi, sono diverse cose. Diverse cose che si possono poi fare andando avanti di livello, certo, migliora sempre e quelle sono anche più importanti. Quindi va bene questo, abbiamo sblocchiamo probabilmente questo, sbloccato, e abbiamo consumato il nostro, la nostra abilità, perfetto. A questo punto andiamo a dare un'occhiata come me qua, abbiamo la missione, la torre incontra il re, vediamo, è la missione principale, forse non è la principale, no, è quella delle fazioni. La torre incontri il re, abbiamo sotto copertura che è quella che siamo al momento. Ho superato la prova di Adler che è stato proposto di incontrare la numero 2 della flotta Cremisi, Neva Mora, per scoprire se la raccomandazione di Camp è sufficiente a farmi entrare nella flotta Cremisi. Devo raggiungere Europa. E adesso, ragazzi, andiamo all'Europa. Tanto, mentre siamo qua, io vi ringrazio tutti quanti per le vostre iscrizioni, i vostri like, i vostri commenti, le vostre visual, tutto quello che fate per il canale, ragazzi, è sempre importantissimo e il vostro aiuto è di un'estrema importanza. Vediamo cosa c'è qua, ragazzi, potremmo trovare cose importanti, un martello, ma non, io volevo trovare munizioni, cose del genere, ma mi sa che qua è molto difficile trovare munizioni. Va bene, andiamo verso la nostra astronave. Qui l'abbiamo ucciso prima, deve essere morto di brutto, infatti è ancora morto. Però, ragazzi, è delle... non so, in giro qua non c'è nessuna munizione, niente che possiamo trovare. No, direi assolutamente no. Va bene, andiamo verso la nostra astronave. Deve essere lassù, diamo un'occhiatina qua, magari delle volte qui in zona si cela, si nasconde qualcosa. Va bene, dopo aver ringraziato tutti voi che mi seguite, ragazzi, grazie mille per aiutare a far crescere il canale, ovviamente. Vi ricordo, in descrizione trovate la playlist, il link alla playlist di questa stessa serie, nel caso vi siete persi un episodio, una cosa che magari ci tenete andare a vedere, a scoprire, trovate tutti gli episodi, quindi semplicemente cliccate su quello che vi siete perso, se volete lo guardate. E sempre in descrizione trovate anche altri due link che vi rimandano su Telegram. Uno vi manda al canale dove io scriverò le news, le cose che porterò, i video che farò, se farò delle live, queste cose qua. Quindi anche questa cosa è abbastanza, insomma, può essere importante se vi interessano di essere sempre aggiornati sulle cose che usciranno. E poi c'è l'altro link che vi porterà al gruppo che si chiama TuffoMix Games, e lì, ragazzi, si parlerà di giochi, di games, quelli che volete, quelli che avete, quelli che vi piacerebbe fare, quelli che porto io, quelli che vorreste vedere e che non porto, insomma, consigli, aiuti, tutto quello che vorrete, ragazzi, sarà disponibile, sarà possibile parlarne nel gruppo TuffoMix Games, ed è aperto a tutti. Telegram non costa nulla, lo sapete, Telegram è un programma gratuito, un'applicazione che c'è sia per Android che per iOS,
va su PC, su PC, c'è su Mac, insomma, da qualsiasi parte si può entrare gratuitamente. Quindi vi aspetto tutti quanti per fare quattro chiacchiere del gruppo Tufo Mix YouTube e Tufo Mix Games. Adesso, ragazzi, saliamo qua e cerchiamo nella mappa di andare direttamente a Europa. Vedi, eccoci qua. Europa dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere lontano da qua, credo. Non dovrebbe essere qua. Allora, qui noi saliamo, perfetto, e siamo a bordo. Allora, non so se abbiamo qualcosa da mettere giù, vediamo subito se abbiamo delle cose che al momento non ci servono, dell'inventario da fare spazio, diamo una cartina velocissima, inventario, nuovi oggetti. Ah, se abbiamo proprio questa roba qua. Questo cos'è? Un pacchetto, vabbè, mettiamo tutto nel nostro, facciamo così, stiva di carico. Così ovviamente mettiamo tutto nella stiva di carico. Inventario, selezioniamo appunto tutto spaziale, abbiamo una, abbiamo questa qua, pirata, ragazzi, la potremo anche tranquillamente andare a vendere, appena possibile cercheremo di vendere tutto quello che possiamo, questo è importante. Quindi questa poi la vendiamo sicuramente, non ci darà di soldi, niente di che, ci darà pochissimo, ma la vendiamo lo stesso. Design 1, caschi 1, vestiario 2, la tuta ci può servire sempre. Oggetti, la munizioni, provviste, notte, risorse, varie. Vediamo le varie. Questa è tutta roba che dobbiamo tenere assolutamente. Ah, questo sì, possiamo tranquillamente depositarlo. Iniettore medico, ci aiuta in qualcosa? Dovrebbe aiutarci a alzare la vita in caso di problemi. Pillole, non sappiamo di che pillole si tratta. Risorse, vediamo. Cavo gravità zero, magnete, vabbè, questo è schifo, lo vendiamo subito, lo depositiamo. Depositiamo anche il sacchetto di caffè che al momento non ci serve. E adesso, ragazzi, andiamo subito a sederci al tavolino della guida. Da pilota praticamente. Ok, ci sediamo qua, ragazzi, e vediamo di andare su Europa come ci ha consigliato Kent, Kert, Kart, quello che era, insomma, se non mi ricordo neanche. Allora, per decollare, ragazzi, si fa così, ci decolla, le immagini sono molto belle. È uno spettacolo solo vedere le immagini, ragazzi. Questo gioco mi piace tantissimo per la grafica, per la, ovviamente per la trama, l'esplorazione poi non ne parliamo, il crafting, queste cose qua, ragazzi, mi piacciono troppo in un gioco. E adesso siamo praticamente in orbita. Terra, dove sarà Terra? Allora, varie strade che girano, vediamo. Terra potrebbe essere qua. Non so se possiamo arrivarci direttamente così, vediamo. Oppure se dobbiamo andare nella nostra mappa, vediamo subito. La mappa si fa, immagino, l'unico modo per fare la mappa dovrebbe essere qui, vediamo, tanto l'attore si incontra sul re. Europa viaggia, ok, andiamo su Europa. Perfetto, ragazzi, abbiamo capito un po' come funziona, selezioniamo. Il problema è che io, quando mi dice di spingere X, cosa spingo, ragazzi? Spingo A, perché A è il corrispondente della X della PlayStation. Ok? Ok? Che devo fare? Accetta? Ignora. Accetta. So, big shot. I hear Adela thinks you're good enough to join our crew. Volendo potrei essere con voi, sono qui apposta. Adela ha detto questo, non credevo di portarci di me. Non ho già dimostrato quanto valgo? Sono qui apposta. We'll see. When the waters get deep, it's sink or swim. Va bene. Certo. Dimmi quello che vuoi, sarò da te. Il piccolo incarico, mi danno un piccolo incarico. Adesso cerchiamo di capire cosa vuole farmi fare. Per una nave di forniture mediche chiamata Ragana, che sta per assaltare le orbite di
Encelado. A bordo di quella nave troverai un traditore di nome Austin Rake. Lo voglio morto. Ah, ok. Ma siamo questo Austin Rake. Allora, lasciati pensare quali opzioni ho per portare a termine l'incarico. Perché non dai retta tua? Tu, una nave di problemi, perché no? Ok. Considero fatto. Noi siamo dei bomber tremendi, ragazzi. Non ci sfugge nulla. Va bene. Torna qua quando hai finito. Non fammi aspettare troppo lungo. Ma non c'è problema. Intanto dobbiamo trovare la nave, dovrebbe essere, vediamo un attimino la nave, dovrebbe essere. Ah, perché vuoi vedere morto Austin Rake? Ah, ok, facciamo così, come fai a sapere che è là? Lo sto seguendo da mesi, non che sia stato facile, devo dire. Ok. Cambio località e identità così spesso che mi sto costando una piccola fortuna, solo tenendo sotto controllo, va bene. Ok, dai, vale, ok. Vado io, lo faccio fuori, ti porto quello che vuoi. Non c'è problema, ragazza mia. O Astraea, come cazzo ti, cioè, come cavolo ti chiami. Va bene, usciamo da questa fittissima trama e andiamo a vedere dove cacchio è Astraea. Quella è Astraea. Ok. Adesso seguiamo la trasmissione, facciamo così per seguire la trasmissione. Trova la rana nelle vicinanze di Encelado. Allora, devo andare. Tanto andiamo a cercare Encelado. Facciamo così, mappa stellare. Andiamo indietro di uno. Ragazzi, è un gioco abbastanza. Allora, noi siamo qua, sembrerebbe che sia qua. Encelado è questo, Saturno. Ok, Encelado è questo. Possiamo andare su Encelado, imposta la rotta. Probabilmente sì, vediamo. Impostare la... Sì. Quindi adesso posso andare tranquillamente lì. Basta fare così, come devo fare? No. Ah no, che cavolo, ho sbagliato io. Basta fare così. Imposta la rotta. Ah, me l'ho perso, l'avevo già selezionato. Allora facciamo così, andiamo qua con la rotta tranquilli fuori, poi ritorniamo là con la rotta, la impostiamo qua su Encelado, perché avevo sbagliato, ragazzi. Ok, quindi imposto punto di atterraggio. Ok, sì. Viaggio. Andiamo su Encelado, ragazzi, vediamo un po' chi è questo essere ignobile. Dovevo eliminare, perché poi dobbiamo eliminarlo, dobbiamo anche stare attenti. Nel frattempo, mentre ragazzi arriviamo, lo c'è? La ragazza, la missione è uscita. Oh mio caro, ho voluto dire a te, a bordo di un uomo che sto cercando, a quanto pare il problema l'ho trovato voi, avete tirato l'attenzione alla... A tal unico posto, no, a bordo di un uomo che sto cercando. Ok. E quale sono le intenzioni? Eh beh, certo, catturarlo e portarlo via. La flotta vuole Austin Rake morto, fatemi salire a bordo e discutiamo di come salvarlo. Ecco come andranno le cose, voi aprite il portello e io salirò a bordo. Ho l'unica richiesta, uccidete Austin, fatelo e vi lascio andare. Attacca, no. Ecco come andranno le cose, voi aprite il portello e io salirò a bordo, oppure la flotta vuole Austin Rake morto, fatemi salire e vediamo di come salvarlo. No, io salirò a bordo, io sono cattivissimo. No, non è assolutamente scelta per nulla. Parliamo, ok. Quindi adesso per salire a bordo, vediamo un attimino. Attracca, non vedo la lettera, attracca. X. Ok, ragazzi, stiamo un po' migliorando con i movimenti e con i passaggi. E nel frattempo, un saluto ai nostri amici YouTubers, come sempre: Alessandro Gamer, Lupo del Tubo e Burneo, The Last Ace, Ale Bene 86 e Squalo Calcio. Sono 6 superci YouTuber bravissimi, in gamba, simpatici, che portano ogni giorno i loro contenuti sui loro canali, rispettivamente YouTube. Quindi, ragazzi, andate a trovarli. Portano sia dei contenuti registrati, ma anche delle live. Nella mia sezione canali trovate l'indirizzo per andare a trovare. Mi raccomando, sono in gamba, fateci un salto,
non ve ne pentirete, parlo di tuffo mix. Allora, sali a bordo, no, sali a bordo. Questa, ragazzi, è anche una cosa media, quindi là vedo qualcosa di... Allora, innanzitutto facciamo... C'è uno là che sta facendo il furbetto, eh. Allora, io farei così, qui abbiamo delle munizioni. Ok. Allora. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Non so chi sta ascoltando la comunicazione con cui è più sicuro. Voglio accertarmi che a bordo non aveste nulla di prezioso. Dimmi solo chi di voi è Austin Lake. Attacca, ecco cosa... Ok, chi è Austin Lake? That is not something I am going to do. Not until you reveal your intentions. As far as you are concerned, I am Austin Lake. You want him? You're going to have to kill me. Cioè, vuoi che uccida te? You mind telling us what this is all about? Ok. You are asking me to betray my own crew. It's true. I do not know him that well. And some of what he says is suspicious. Damn. I do not really have a choice here, do I? Whoever he was before, he is a member of my... No, no, non ci siamo, non è membro del tuo equipaggio. Come on, Dimitri, enough talk. Let's just kill this fool while we have the numbers. Allora, calma, calma, facciamo così inizialmente, poi facciamo così, così. Ok, direi che qua sono tutti morti, raga. Allora, vediamo un po' qua che c'è da prendere. Allora, tutto spazzale Mark 1. Questo le prendiamo. Ma quello c'è il nostro robottone, non so che fine ha fatto, è scappato via. No, è rimasto là perché siamo soli, è vero, non abbiamo con noi il nostro vasco. Va bene, prendiamo qualcosa che c'è qua. Tutto spaziale. Zaino, Kramer non mi interessa, non mi interessa l'uniforme. Questo cos'ha? Che c'è? Che è che urla? Arrivo. Cos'è? No, non mi interessa. Calibro. Colono. Che succede? È morto, va bene. È morto da solo, senza... Va bene, questo è morto. Allora, vediamo un po' di prendere qualcos'altro. Munizioni. Rattle, non mi interessa. Computer, qui si può entrare da qualche parte. No, oh, è tutto chiuso, non ci fanno entrare. Va bene, direi di... possiamo prendere quello che vogliamo. Cosa abbiamo qua? Un altro vigilante. Per questo possiamo anche venderle. Anche possiamo venderla. Questo...
Maestro, lo possiamo vendere. È roba che possiamo vendere questo qua. Dai, prendiamo tutto, ragazzi, intanto qui vendiamo tutto quanto. Come sono messo col peso? Andiamo a cercare il peso, perché ragazzi qua il peso è molto importante. Facciamo così. C'è ancora un pochetto, quindi cerchiamo di stare attenti adesso. Qui non c'è più niente, qua niente di che. Potrei entrare da qualche parte, ma non mi dà questo qua, perché questo è leggero, si può prendere. Vediamo se si fa entrare. Impossibile aprire. E quindi ragazzi non si può entrare da nessuna parte qua. Mi sembra molto brutta questa cosa. Allora, quindi non si può entrare da nessuna parte e siamo qua. Niente, noi dobbiamo tornare giù. Che dice la missione che siamo a posto così. Va bene, abbiamo ucciso tutti, abbiamo dell'equipaggio. Vediamo un attimino qua. Uniforme. La prendiamo, la portiamo giù adesso, tanto abbiamo tutto quello che vuoi. Siamo pieni di roba, ragazzi, ma siamo vicini alla nostra astronave, quindi per attraccare, come si fa per attraccare? Dovrei andare a vedere un attimino, In realtà, se non possiamo andare dentro... qua c'è il sangue dappertutto, ma chissà se c'è roba da prendere. Ma più che altro, di qua si torna su da noi, no? Torniamo da noi, quindi l'unico modo che poter entrare è questa porta qua, ma non ci fanno entrare a meno che non ci sia qualcosa che non abbiamo preso. Colono, questo non ha nient'altro addosso, il capitano non ha nient'altro, Dimitri, questo membro dell'equipaggio. Colono, e chi era quello là? Probabilmente uno di questi, non c'è detto chi è, ma è uno di questi. Va bene ragazzi, torniamo a casa nostra, qui non c'è niente da prendere, non mi dà nulla, quindi torniamo su. Abitacolo, sale a bordo. Cosa vuol dire abitacolo, sale a bordo? Non, mettiamo giù un po' di roba qua, perché è roba che non ce ne facciamo assolutamente niente adesso di sta roba, e potremmo anche riuscire a venderla poi più tardi. Però adesso mettiamo giù tutto, perché non vorrei, facciamo così, questo, e poi facciamo stiva di carico. Torniamo nell'inventario e mettiamo giù le armi. Abbiamo Kraken, ne abbiamo due, credo. Penso di sì, no? Quindi una e due, perfetto. Questi ne abbiamo tre, mettiamo giù uno e due, perfetto. E adesso teniamo tutto. Queste cosa sono? Ah, mettiamolo giù. Il maestro e il rattler non li usiamo noi? Ah no, certo, li abbiamo migliorati, quindi mettiamo giù questo e mettiamo giù questo. E adesso andiamo un attimino indietro, vediamo qua, tutto spaziale, ragazzi, abbiamo... Allora, questo direi che è buono, tutto spaziale. Vediamo, la nostra è questa, che ci dà 69. 37, 53, questa qua ci dà, e questa ci aumenta tutto quanto, un po' più pesante, però ragazzi, ma no, neanche, sì, è un po' più pesante, valore, però ragazzi, minchia, è una signora tutta questa, quindi possiamo mettere giù tutte quelle altre, mettiamo giù, per indossarla, si può indossare, vediamo, esamina, frontiera, deposita, confronta, no, ora facciamo così, depositiamo questa, e depositiamo questa per il momento. E poi ci mettiamo due, no, queste qua, molto bene. Mark 1 è bella potente, mi piace, è anche più leggera, credo, guarda che roba, si muove penso anche meglio, c'è poco di differenza qua. Vabbè, vediamo un attimino cosa abbiamo qua. I zaini sono due, zaino antibalistico e zaino normale. Il nostro probabilmente è un oddio. Questo è un zaino Mark 1, ci è utile tantissimo, raro, questo non è raro, però direi che ragazzi, vale molto di più. Vabbè, intanto teniamolo lì, caschi, vestiario, uniforme della nave, non ci interessa, mettiamola giù.
Oggetti di munizioni, mi si è messo un po' meglio, provviste, noto, provviste dobbiamo mangiare qualcosa, non so se mangiamo così. Allora, io vorrei migliorare un po' la mia, allora, ripresa di salute, pochissimo però, mi dà quasi niente di salute queste cose qua, ragazzi, non so se valga la pena, mi dà un tubo di salute, ti dà un tubo di salute, forse bisogna prendere qualcos'altro, va bene. Risorse, vediamo, va bene così, varie. Pillole digipack servono, nastro, non c'è altro, credo che possiamo niente. Però ho visto qua due cose che non avevo capito, quindi torniamo un attimino. Ah, beh, possiamo cambiare la tuta, eh? Possiamo cambiare la tuta, facciamo così a questo punto, per cambiare la tuta e anche lo zaino. Allora, andiamo qua e andiamo nella tuta e ci mettiamo questa. E tutta la spazzale da scavo la teniamo, che è una buona cosa. E disegni, proviamo questo. E il resto mettiamo giù entrambi. Quindi andiamo praticamente. Beh, adesso andiamo un attimino. Io mangio questo. Ripristina quadro di salute. Mangiare come si mangia? No, lo posso prendere così, ma non è che lo mangio, vero? Allora, proviamo a tornare su. Ho visto una cosa che non avevo capito prima. Mi dava due opzioni, eh? Una di scendere e allora. Ah, ok. La ragana. Mi dava due opzioni qua, mi dava. Una di scendere e una dall'altra parte. Voglio capire un po'. Qua è chiuso, non ci fa andare, no? In realtà è computer inaccessibile, è impossibile aprire. E non c'è nulla. Però se io torno qua, avevo due opzioni, ho visto che avevo. Avevo. Sale a bordo e abitacolo. Cos'è abitacolo? Ah, direttamente il mio abitacolo. Va bene, allora facciamo così, sganciamo. E immagino che torneremo. Possiamo anche andare a qualche parte più vicino? Dove siamo qua, ragazzi? Magari facciamo un giro di qualche cosa qua, se c'è qualcosa di interessante da vedere. Dobbiamo andare là, però ci indica in là, eh. Andiamo su Europa. Velocissime su Europa, ragazzi, e vediamo se la nostra capa qua è contenta del nostro lavoro. Oh. Qua ragazzi mi stanno parlando di brutto, che succede? Ho capito io. Premi RS per la nave, situazione del consumo parte della nave. Vabbè, però devo fare RS. Niente, ci hanno fatto secco, ragazzi. Non ho capito che è successo. Sono arrivato e c'erano quattro navi che mi saltavano. Come faccio per spostarmi qua? Io, ragazzi, non è così facile spostarsi. Cerchiamo di capire un pochino, eh. Tanto qua l'integrità della nave RS dovrebbe essere questo, quindi ok, così. Niente, ok, altro botta e via, tranquilli, così che funziona.
Ragazzi, siamo un attimino allontanati da Europa perché stava scoppiando una battaglia incredibile contro i nemici assurdi, quindi direi allora di aumentare qualcosina qua. Vediamo un attimino cosa possiamo aumentare. Questi qui sono gli scudi, no? Ogni tanto non possono aumentare. I motori possiamo aumentare di uno. Queste cosa sono? E i laser, balistiche. Abbiamo poca roba da aumentare però, eh. Lo scudo qua è al massimo, questa è la gravità, questo è lo scudo, motore, missili, balistici, i laser, missili, vabbè. Vediamo di fare così, ragazzi, però a questo punto non andiamo là, ma cerchiamo di andare da qualche altra parte per evitare di morire. Quindi torneremo un attimino indietro, torneremo al nostro pianeta iniziale. Facciamo così perché lì, ragazzi, si mette tanto male. Quindi facciamo una cosa del genere. Se possiamo tornare indietro, vediamo. Alfa Centauri dovrebbe essere qua. Vediamo. Alfa Centauri era su Alfa Centauri. Meno plus, è da qua che eravamo. Unione coloniale, fazione. Posto la rotta, no, vediamo un attimino dove si poteva andare. Allora, qui ci abbiamo l'Arion, va bene. No, ragazzi, mi sono confuso un attimino. Torniamo nella mappa stellare. Allora, noi siamo qua, non vogliamo stare qua, vogliamo andare in un altro pianeta. Quindi usciamo da qua perché qua, ragazzi, abbiamo soltanto, beh, c'è la Terra volendo, Luna e Terra. Qui c'è la Terra, non scansionabile, imposta la rotta. Ragazzi, io sono curioso di andare un attimo a vedere cosa c'è sulla Terra. Voi che dite? Impostiamo la rotta sulla Terra, viaggia. Viaggia. Andiamo sulla Terra, ragazzi, vediamo che c'è di bello. Poi torneremo là dove eravamo perché Madonna che casino che c'è qua. Allora, per scansionare, ragazzi, bisogna fare così. Esce dallo scanner, vediamo. Detrizio tondale, vediamo. Ok, qui c'è qualcosa. Allora, vediamo. Postati. Ok. Propulsore, niente di che. Vediamo se possiamo atterrare sulla Terra. Apri la mappa. Vediamo, il posto punto di atterraggio. Punto di atterraggio, magari ci potrebbe essere. Non trovo punti di atterraggio sulla Terra. No, ce n'è uno forse. Scansiona con LB. Ok. Adesso un punto di atterraggio possiamo anche trovarlo. Risorse L. No, nasconde risorse LB, scansiona. Ok. Piombo, ok. Vediamo dove possiamo andare a atterrare, forse qua da qualche parte. Piombo. Imposta un punto di atterraggio, bisogna andare dove vogliamo probabilmente. Acqua, vediamo.
Qua c'è più roba, mi sa, qua c'è molto, no, c'è niente della verità. La cosa, diciamo che qualcosa c'è qua. Facciamo così, punto di atterraggio, a piombo, facciamo atterraggio qua e vediamo se ce lo fa fare. Terra. Ragazzi, un pianeta nuovo, Terra, mai visto, facciamoci un giretto, eh. Mentre cercavano un po' le acque là dove erano prima, perché mi sa che... Allora, nei pianeti ragazzi si può girare a piedi, per trovare le strutture, queste cose qua. Sulla Terra presumibilmente qualcosa ci sarà da trovare, adesso vediamo. Madonna ragazzi, non c'è niente qua. Vediamo se mi fa uscire tranquillamente senza morire. Se la tuta mi tiene bene, vediamo. Sì, la tuta mi tiene bene. Conosciuto, 300 metri sconosciuto, vediamo. Siamo finiti in un continente bruttissimo, non c'è niente qua ragazzi, non c'è niente qua. Facciamo una cosa, prendiamo magari per sicurezza un'arma, non vorrei mai che mi salta fuori un animalaccio cattivissimo, quindi prendiamo questo eventualmente e andiamo avanti. E facciamo così. Per scansionare ragazzi, come avete là, non mi ricordo. Pressiona, qui non c'è niente però. Sembrerebbe ragazzi che non c'è un granché di roba qua, però continuiamo. Qua c'è 180 metri, c'è qualcosa, eh. Dato che la terra pensavo che fosse un pochino meglio, possiamo saltare se non sbaglio, no? Ah, però non abbiamo lo zine. Ok. Scansiona, non mi scansiona nulla qua. 100 metri. Qua dietro? Oh, là c'è qualcosa. Vediamo cos'è sta roba. Meteorite di ferro? Reazione?
non riesco a capire, non mi fa scansionare del... Forse devo trovare un'auto da un'altra parte. E qua ho scansionato metà. No, non devo sparare. Ah, ce n'è anche qua, perfetto. Cartella tempestoso, scansione, ferro. Ok. Avamposto, non lo metto neanche poi neanche l'avamposto, ma che me ne faccio un avamposto qua. Certo che la terra pensavo fosse un pochino più, un po' di verde, ragazzi, un po' di flora, fauna, qualcosina, qualche bestiolina. Sembra che sia completamente terra pianeta, non c'è niente, la temperatura non è che sia poi tanto fastidiosa. Si può anche andare bene. Torno da Neva, da Robert Europa. Lo so, quella mi vogliono ammazzare se ritorno là, eh. Là c'è la nostra astronave. Due 70. Quindi che qualcosa, 250. Ok, con calma. Ragazzi, qua non c'è nulla di interessante, quindi ce ne torniamo praticamente. Potremmo tornare, credo che possiamo tornare. 30 metri? Dov'è? Ah, queste rocce qua? Ma non me le fa vedere. Piccoletti. No, neanche questi qua, non possiamo fare niente. Torniamo a bordo. C'è un tasto per tornare a bordo che deve essere per fare in fretta, non mi ricordo qual è, vediamo. Se c'è un tasto per tornare a bordo in fretta. Il sistema è stato imposta rotta, nave, esatto, no, non c'è un tasto per tornare a bordo, mi sembra che ci fosse un tasto per tornare a bordo in fretta, probabilmente devo puntare l'astronave, magari con questo, e poi magari seleziono, viaggio rapido, ok. E vado sulla sua nave. Ok, ragazzi, direi di tornare un attimino. Decolliamo sicuramente da qua. Non vedo niente di interessante qua su, quindi torniamo al nostro paese. Che è successo? Quindi torniamo adesso su Alfa Centauri. Si chiama così il paese? Il paese, il pianeta? Non mi ricordo, raga. Perché qua al momento qui c'è la terra che non c'è un granché di interessante, perché qualche detrito. Posso scansionare qua? Ok. Scansionare non mi dice niente. Terra, Marte, niente. Ora quindi andiamo. La mappa normale, cioè questa, e facciamo così e andiamo a cercare un pianeta dove poter andare un attimino, eh. Allora noi praticamente dobbiamo andare, siamo qua, dobbiamo andare qua volendo, a buscarle, perché ci stanno dando delle gran botte. Nave, Giove, stazione spaziale, questo è Marte. Phobos. Marte. Venere. Qui c'è una nave che non so. Ah, Ganimede. Astrocantiere Nova Galattiche. Questo cos'è?
Qua abbiamo soltanto Saturno. No, ragazzi, direi di andare. Possiamo tirare da qua e andiamo qua. Alfa Centauri. Viaggio rapido. Allora, qua abbiamo Jameson, qua abbiamo Bondar. Qua c'è stazione spaziale. Gagarin, dove andiamo, ragazzi? Ci diamo le... Qua c'è qualcosa di interessante. Grimson e qua è Bondar. Qua c'è occhio. Jameson. Temperatura, ok, temperatura noccioso, abbondante, flora, fauna abbondante. Qua invece che ci dice? Roccioso, temperatura alta, atmosfera 2, temperatura temperata. Ok, andiamo qua, come logica, risorse. Io direi di provare ad andare in questo pianetina qua, imposta rotta. Ok, andiamo. E poi ragazzi, qua mi sa che ci fermiamo e ci sentiamo al prossimo episodio. Vediamo intanto dove andiamo, eh. Ah, per avviare il motore devo... Dove siamo qua? Scusatemi. Allora, facciamo così, il motore bisogna avviarlo, quindi caleremo un pochino i laser e il motore e aumentiamo il gravi motore. Ok. E si parte. Quindi si consuma il gravi motore, bisogna trovare una soluzione per poterlo usare più. No, non ho contrabbando. Grazie. Ok, vediamo dove si può andare a parare qua. Al giorno prima trasmissione, vediamo dove si può andare qua, in questo pianetoide. Così, transioniamo. Approdo di Gagarin, dov'è di qua, eh? Ok, andiamo qua e vediamo che c'è di bello. E poi ci salutiamo, anche perché qua fa buio tremendo, ragazzi, non mi vedete più. Ormai sono tutto buio nero qua, quindi io ragazzi adesso vi saluto, diciamo così. Atteniamo qua un attimino e il prossimo episodio andiamo un po' a vedere in giro che c'è di bello, eh. Di bello, ragazzi, qua non la vedo tanto bella, comunque. Ci facciamo un giro, eh? Ok, e si alzati, facciamo alzati ragazzi, e poi noi ci prendiamo qua, salutiamo, appuntamento al prossimo episodio, questo probabilmente era il numero 8, ragazzi non mi ricordo neanche più. E quindi appuntamento al prossimo episodio, Tuffo Mix vi saluta, vi dà appuntamento appunto alla prossima, vi ricorda di lasciare un like se volete. Un'iscrizione fa comodo se non ancora non siete iscritti, ragazzi, aiuta tantissimo il canale a crescere, quindi attivate anche la campanellina per essere sempre avvisati di un nuovo video. Avete capito? No. Attivate la campanellina, ogni volta che avete un nuovo video verrete avvisati in tempo reale, era questo che volevo dire semplicemente. Quindi ragazzi, rimaniamo un attimino qua sulla nostra nave, vediamo un po' dove siamo arrivati, cercheremo di controllare in giro, intanto cercheremo di potenziare la nave perché... Quando andiamo su Europa, ovviamente ci massacrano, quindi dobbiamo potenziare un po' la nave, migliorarlo un pochino, dargli un po' di potenza, di motore, di missili, di scudi, e poi torneremo là per
a combattere contro i banditi. Tufo Mix vi saluta, ragazzi. Appuntamento al prossimo episodio. Mi raccomando, condividete, iscrivetevi e un bel link. Un bel link. Un bel link. Cos'è un bel link? Un bel like, ragazzi, che è un bel link. Ciao a tutti, alla prossima.